Sì. E settima giornata di campionato, qua c'è ambiente Muggia quest'oggi che affronta la Polisportiva Astro Cagliari. Veniamo alle formazioni delle squadre. Per quanto riguarda l'Astro Cagliari, numero 4 Ljubenovic, 6 Gambino, 7 Gravina, 10 Martellini, 11 Marcello, 12 La Corte, 14 Cavalieri, 17 Ganga, 20 Canalis, 22 Fidossi, coach Zeda. Per quanto riguarda Muggia, numero 5 Masic, 7 Castelletto, 8 Capolicchio, 9 Pregas, 10 Policastro, Francesca, 11 Puzzer, 12 Onora Zizzola, 14 Richter, 15 Policastro, 16 Repic, 7 Rosini, 18 Mezek, Ettore Trani. E andiamo subito entrando in cronaca con Muggia che ha siglato i primi 2 punti di questa partita. Palla contesa. E c'è il numero 11, Marcello, che subisce fallo, ma nulla di fatto, quindi si ripartirà dalla rimessa dal fondo per Muggia con Alice Policastro per Capolicchio a portare su palla per le sue, Masic, Mezek, dentro per Alice Policastro che realizza. E Muggia avanti, Muggia 4, Tecma Crema 0 con la Marcello per la Corte e intercetta Capolicchio, passa, cerca di passare per la Masice ma intercetta la Fidossi, tiro da 3 punti che non va da parte della Marcello, quindi Muggia può recuperare. A impostare il gioco Capolicchio per Masic. Masic scarica ma non trova la compagna. Recupera la Ljubenovic. Ricordiamo che Ljubenovic è un ex in quanto 2 stagioni fa giocava proprio nelle file di Muggia. E si prende quindi con il possesso palla per Cagliari con la sua play. Con la Marcello dentro per la Ljubenovic, tiro da 3 punti sbagliato da parte della Martellini e quindi Muggia nuovamente in avanti con Capolicchio, prova il tiro che non va ma subisce fallo. E quindi avrà la possibilità di andare dalla lunetta. 2 tiri liberi per Elena Capolicchio. Realizza il primo. E sbaglia il secondo e quindi Cagliari che oltrepassa la metà campo con la Corte per Martellini, la Corte, Ljubenovic prova da 3 e non va, recupera la stessa Ljubenovic, rimbalzo, prova ad entrare la Fidossi sotto per la Gambino che non va e quindi palla nuovamente in mano di Muggia con Capolicchio per Zizzola, Capolicchio, Masic al limite dei 24 secondi e sbaglia, recupera Cagliari e quindi si fa tutto il campo da Fidossi dalla linea di 3 punti, prova il tiro che non va la Corte. Sempre palla in mano di Cagliari, Marcello per la Corte,
Ljubenović tira e realizza i primi due punti per le sue. Alice Policastro a portare palla. Tiro da tre che prende il ferro da parte della Capolicchio e quindi si riprende con Marcello. Marcello per la corte, dentro per Ljubenović, scarica per la Fidossi e realizza. E c'è il primo time out chiamato da parte del tecnico di casa, da parte di coach Trani. Ecco, se vogliamo magari inquadrare questo primo quarto da parte di Marco Federici del piccolo. Ma sì, Muggia ha cominciato molto bene con 5-0, frutto di azioni sbarazzine, abbastanza disinvolte in attacco, però si è visto subito che aveva altrettanta disinvoltura purtroppo in difesa, infatti ha concesso abbastanza spazio alle tiratrici sarde che da prima hanno sbagliato ma adesso hanno punito due volte la difesa mugesana ed è qui il tecnico, il time out richiesto da Trani perché non ha gradito l'ultima azione difensiva. Ecco, un ringraziamento a Marco Federici per la sua collaborazione. Noi entriamo in cronaca ricordandovi il punteggio che vede la Quercia Ambiente Muggia avanti di 1-5-4 quando mancano 6 minuti e 9 secondi alla fine del primo quarto. E si prende quindi la rimessa dal fondo da parte di Alice Policastro per Capolicchio, e Alice Policastro nuovamente Zitola e palla persa, i due giocatrici non si capiscono e tiro sbagliato da parte di Cagliari, quindi nuovamente Muggia in possesso palla con Masic per Capolicchio dentro per Zitola che prova il tiro e lo sbaglia, a rimbalzo la numero 22 Fidossi per Ljubenović, le due non si intendono ma recupera palla nuovamente Cagliari, la corte per Martellini che realizza il primo vantaggio per l'Astro Cagliari, più uno per le sarde, 6-5. Capolicchio per Masic, Policastro per Masic che perde palla e fa anche fallo sulla numero 11 Marcello. Quindi ci saranno due tiri liberi da parte della Marcello. Realizza il primo. E sbaglia il secondo, ma c'è il rimbalzo della Ljubenović. È il fallo commesso da parte della Zitola, quindi nuovamente tiri liberi e dalle lunetta da Ljubenović, realizza il primo e realizza pure il secondo. Quercia Ambiente Muggia 5, Astro Cagliari 9, con Castelletto a portare palla per le sue. Castelletto tenta la penetrazione, tira e la palla anche con un po' di sfortuna non va e quindi Cagliari imposta nuovamente l'azione con la corte per Marcello.
per Canali. Se c'è questo tiro da tre che non va da parte della corte, e quindi palla in possesso di Muggia con la sua play capolicchio, cambia parte del gioco per la Castelletto, che prova il tiro e prende il ferro, ma riconquista palla la Castelletto, che la fa girare per la capolicchio. Castelletto nuovamente, Alice Policastro gioca sul limite dei 24, prova il tiro ma viene fermata, quindi rimessa dal fondo sempre per Muggia. Quando mancano 4 secondi nell'azione di 24, Masic che deve assolutamente cercare il tiro e lo sbaglia, e prende palla la corte per Martellini. E fallo di Masic, secondo fallo per la giocatrice croata di Muggia. Rimessa dal fondo per Cagliari con la corte per Ljubenović, dentro per la Fidossi che tira ma non va, recupera Muggia con Masic. E realizza Mia Masic, Quercia Ambiente 7, Astro Cagliari 9. E Cagliari che prova il tiro da 3 punti con la numero 10, Martellini, che realizza più 5 per le cagliaritane, 12-7. Capolicchio per Policastro, dentro per Zizola, sbaglia, recupera Cagliari. Marcello prova il tiro da tre che va a segno. Massimo vantaggio per le sarde, 15-7. Castelletto per Zizola, per Capolicchio, che prova il tiro da tre che insacca. 2 minuti e 14 alla fine del primo quarto, con Muggia sotto di 5, 15-10. Marcello prova il tiro, recupera Policastro che subisce anche fallo. Fallo da parte della numero 11, Marcello. Primo fallo per lei. E c'è il time out. Ricordiamo comunque che l'Astro Cagliari si trova in una posizione di centro classifica e reduce da 2 sconfitte consecutive, l'ultima del quale nel derby proprio di mercoledì scorso contro la Virtus. Il principale pericolo per le mugesane, come si è visto, è proprio la Anna Ljubenović, un'ala pivot che in precedenza ha proprio giocato nelle file di Muggia 2 stagioni or sono. Una prima frazione di gioco comunque abbastanza equilibrata fra le due formazioni, con una Muggia che si era portata avanti con un parziale di 5-0, poi ha subito il ritorno della compagine ospite. Adesso si riprenderà a giocare, ricordando il punteggio che a 2 minuti e 1 secondo alla fine del primo quarto vede l'Astro Cagliari avanti di 5 lunghezze, 15-10. Policastro la battuta dal fondo per Capolicchio. Policastro, Zizola dentro per Policastro, sotto Policastro e realizza 2 punti importanti, e avrà anche il tiro libero supplementare, in quanto ha subito fallo da parte di Ljubenović. Primo fallo per la slovena.
Quindi tiro libero supplementare per Alice Policastro. Realizza Qualci Ambiente 13, Astro Cagliari 15. Dal fondo è Cagliari che chiama lo schema la numero 12 da corte. E c'è questo tiro da tre che va a segno da parte della Marcello. 18 Cagliari, 13 Mugia con la Castretto a portare palla per le sue. E c'è questo errore da parte della Capolicchio. Ma la palla è per Mugia, rimessa dal fondo alla battuta Castelletto per Policastro, sbaglia completamente il tiro e quindi Mugia può ripartire con la Ljubenović per la corte. Rotazione, tiro da tre da parte della Martellini che è in sacca. Massimo vantaggio sardo 21-13, 50 secondi alla fine del primo quarto. Policastro per Capolicchio, per Francesca Policastro che subisce fallo. Secondo fallo da parte del numero 22 Fidossi, quindi due tiri liberi per Francesca Policastro. E realizza il primo. E realizza pure il secondo. Mugia 15, Astro Cagliari 21. Marcello per Ljubenović. E sbaglia il tiro a rimbalzo Policastro per Capolicchio a portare su palla. Castelletto. Qua Castelletto tenta penetrazione, prova il tiro e sbaglia. Recupera Mugia con Policastro per Castelletto, prova il tiro, non va, recupera Zizzola, realizza! E si conclude così il primo quarto con Qualci Ambiente Mugia 17, Astro Cagliari 21. Si conclude appunto il primo quarto con Mugia sotto di 4 per 17-21. Marco Federici, un tuo commento su questa prima frazione di gioco? Allora, dopo i primi minuti equilibrati l'Astro Cagliari è uscita alla distanza trovando una serie di tiri da tre, colpendo la zona di Mugia, una zona che non ha funzionato evidente. Poi è tornata a uomo, in attacco Mugia è riuscita a trovare qualche soluzione anche di buona qualità e adesso fortunatamente per Mugia dal meno 8 è riuscita a risalire al meno 4 con quest'ultimo bel canestro di Zizzola e il divario è contenuto e permette di pensare in positivo. Certo è che 21 punti subiti in un quarto sono decisamente troppi. Ecco, ringraziamo Marco Federici per il suo preciso commento e come sempre lo sentiremo più tardi. Ricordandovi il punteggio appunto di questo primo quarto che vede la formazione sarda avanti di 4 lunghezze, 21-17. Vediamo cosa saprà impartire il coach mugesano alle sue ragazze per cercare di colmare questo gap di 4 punti di questo primo quarto. Si prenderà quindi a giocare con questa seconda frazione di gioco.
E si prende quindi con il secondo quarto la battuta Policastro per Alice Francesca e Castelletto. Alice Policastro prova il tiro e realizza, e Mucia si porta sotto meno 2 il punteggio che separano le due formazioni, 21-19. Castelletto per Masic, dentro per Policastro, ma Martellini spizzica il pallone, rimessa per Mugia, si incarica di batterlo la stessa Castelletto. Masic e realizza, e perfetta parità, 21-21. Mugia quindi ha colmato il gap di distacco. Perfetto equilibrio fra le formazioni. C'è il fallo di Francesca Policastro. Quindi si partirà la rimessa dal fondo con la Martellini per Fidossi. Marcello. La Lubinovic è chiusa da ben 3 giocatrici di Mugia, non riesce a concludere, ma palla sempre in mano delle sarde con la corte alla battuta dal fondo, e c'è il tiro da 3 punti al limite dei 24 secondi a parte della Martellini che non va, ma recuperano le sarde che realizzano con la numero 4 Ljubenovic, e anche avrà la possibilità di andare al tiro libero supplementare. Cambio nel frattempo nelle file di Mugia, esce Zizola ed entra Rosin. Tiro libero da parte di Ljubinovic che sbaglia, ma recuperano le cagliaritane, quindi potranno impostare così l'azione. Fidossi per Ljubinovic, lo mette da Fidossi che prova il tiro da 3 proprio al limite dei 24 secondi, questo tiro libero, questo tiro da 3. Quindi Mugia 21, Cagliari 26. Dall'altra parte c'è il fallo subito da parte di Alice Policastro, da parte della Martellini. Quindi 2 tiri liberi per Alice Policastro. Cambio nelle file ospiti, esce la Martellini ed entra la Ganga. E realizza il primo. E 2-2 per Alice Policastro. Questo ambiente Mugia 23, Astro Cagliari 26. Pressing alto da parte delle mugiane, la corte per Marcello, per Ljubinovic, la corte cambia direttamente il gioco, ma cerca di intercettare Francesca Policastro, ma non ci riesce. Tiro sbagliato da parte di Cagliari e quindi recupera Mugia con Castelletto. Palla contesa che viene data quindi alla formazione ospite.
Si partirà con una battuta dal fondo. Fidossi per la corte per Marcello. Fidossi. Ljubenović. E c'è il fallo della Rosin sulla Ljubenović, quindi si partirà la messa dal fondo, cambio nelle file di Muggia, esce Castelletto, dentro Capolicchio. Ljubenović e palla persa, non agganciata da parte di Cagliari, quindi si ripartirà con una rimessa da metà campo per Muggia con Francesca Policastro. Masic prova l'entrata e realizza. Muggia sotto di uno. Grande equilibrio fra le due formazioni in questo secondo quarto di gioco. Palla quasi recuperata da parte delle Riverasche, ma c'è questo fallo in attacco da parte della Marcello. Quindi Muggia avrà la palla del possibile vantaggio. Francesca Policastro per Alice, Policastro per Capolicchio. Masic. Alice Policastro per Capolicchio. Palla contesa. E quindi nel favore di Muggia. Cambio per Muggia, esce Francesca Policastro ed entra Mezek. Rimessa laterale da parte di Alice Policastro che passa per Capolicchio. Il tiro da tre di Alice Policastro, prende il ferro, a rimbalzo Rosin per la Mezek che prende il ferro e quindi palla per le Cagliaritane con Gravina. Per la corte Marcello, tiro da tre provato da parte della Fidossi che non va e quindi è Muggia in contropiede con Masic e fallo subito da parte della croata. A fallo è la Marcello, secondo fallo per la Sarda. Due tiri liberi per Mia Masic, realizza il primo, parità 26-26. E sbaglia il secondo, 5 minuti e 53 alla fine del secondo quarto, 26-26. La corte per Fidossi. Fidossi cerca e trova la corte, cambio di fronte per Fidossi e il tiro dalla lunga distanza che non va da parte della Gravina. Lotta a rimbalzo con palla per conquistata da parte delle Musasane. Mia Masic. Prova il tiro e non va. A rimbalzo Ljubenović per la Gravina, dentro per la Fidossi.
C'è il fallo da parte della Capolicchia, quindi due tiri liberi per la numero 17 Ganga. Segna il primo. E sbaglia il secondo, ma rimbalzo in favore del Muggiane, conquistato delle sale con Ljubenović. Marcello. Non se la fa a concludere l'azione, la formazione ospite, quindi rimessa dal fondo per Muggia. Alice Policastro per Capolicchio. Per Mezzec, Francesca Alice Policastro. Per Capolicchio, Masic. Masic si arresta, tira e realizza. Muggia avanti di 1, 28 a 27. Fidossi per Marcello. Fidossi cambia parte per Gravina. E c'è il fallo da parte della Mezzec, due tiri liberi per la Corte. Segna il primo. E sbaglia il secondo, ad rimbalzo da Mezzec per Capolicchio, per Masic. Masic fa tutto da sola, ma perde palla e riconquista Fidossi. E c'è il fallo da parte della Capolicchio. Secondo fallo da parte della Play Muggiusana. Quindi due tiri liberi per la Fidossi. Assegno il primo. E realizza pure il secondo, più due Cagliari, 30 a 28, con palla in mano per Di Muggia. Masic dentro per Capolicchio, che realizza e nuovamente perfetta parità, 30-30. Time out e quindi un minuto di sospensione per quando mancano 3 minuti e 35 alla fine del secondo quarto, diciamo una Muggia pimpante rispetto alle partite precedenti. Sì, diciamo soprattutto rispetto al primo quarto, anche aggiungo, ha iniziato il secondo quarto con una grinta difensiva sicuramente maggiore e i risultati si sono visti quasi subito. Ha continuato a difendere abbastanza bene, ha recuperato alcuni palloni, ha fatto scadere i 24 secondi in un attacco di Cagliari, questi sono i dati positivi. In attacco c'è ancora un po' di frenesia e questo sicuramente Costrani cercherà di correggere nel proseguo. Si è vista una Masic a tratti incontenibile col suo talento offensivo, ma ancora da disciplinare perché in alcune occasioni è un po' troppo individualista. Ecco, comunque il risultato di parità è il giusto specchio di quanto sta accadendo in campo finora. Ecco, secondo te quale potrebbe essere la chiave di lettura? Ma direi che Muggia deve avere un po' più pazienza in attacco. Adesso sta difendendo meglio, deve sicuramente continuare a difendere con la stessa grinta. Ma in attacco cercare un po' più di pazienza, un po' più di coralità nelle azioni, perché troppe volte ho visto azioni concluse alla prima palla utile, invece sarebbe meglio stancare la difesa e cercare tiri più,
ragionati e anche coinvolgere più le lunghe. E un ringraziamento a Marco Federici. E quindi 3 minuti e 30 alla fine del secondo quarto con Muggia in avanti, Mezek per Cappolicchio, dentro per Alice Policastro, tira e realizza, più 2 Muggia, 32-30. Jubenović lancia lunga ma non trova la sua compagna, recupera Mezek e quindi imposta nuovamente il gioco Muggia con Masic. Masic sospende il tiro e realizza, più 4 Muggia. Quercia Ambiente 34, Astro Cagliari 30 con Sarde in avanti e sbaglia Marcello e quindi Muggia potrà cercare l'allungo. Cappolicchio per Policastro, tiro da lunga distanza da parte di Mezek che prende il ferro e quindi Fidossi. Terzo fallo da parte di Masic e quindi si andrà alla lunetta, le carità andranno alla lunetta con Fidossi. E sbaglia il primo. E realizza il secondo. Cappolicchio per Masic, Rosin, Masic, Cappolicchio prova il tiro da tre e prende il ferro ma cerca di recuperare Muggia e purtroppo perde palla e quindi in avanti le sarde con il numero 11 Marcello che realizza. Nel frattempo doppio cambio per le file di Muggia. È un time out chiamato dalle ospiti. E si alza la Ljubenović, quindi speriamo niente di grave. 1 minuto e 51 alla fine del secondo quarto con le Rivierasche avanti di 1 per 34-33. Ricordiamo appunto che la formazione sarda reduce dalla partita di mercoledì scorso nella sfida stracittadina che ha perso contro la Virtus Cagliari. Questo caso si trova attualmente a 4 punti assieme ad altre 4 squadre, la posizione quindi di centro classifica. E si prenderà quindi a giocare per questo ultimo minuto e 51 secondi prima dell'intervallo. Una Muggia sicuramente rigenerata, quella vista quest'oggi, che ha già dimostrato i suoi valori, la sua crescita nella partita di 2 giorni fa. E si prende quindi a giocare con Castelletto in possesso palla per Alice Policastro. Muggia che gioca al limite dei 24, deve solamente tirare con Zizola, sbaglia, Rosin da sotto, subisce fallo da parte della Ganga. Primo fallo da parte della giocatrice sarda.
quindi due tiri liberi per la Rosin. Realizza il primo. E sbaglia il secondo, ma rimbalza Mugia con Zizola. E quindi ovviamente c'è il tiro che va a segno da parte di Alice Policastro. La bomba da tre punti. Massimo vantaggio Mugia 38 a 33. Fallo da parte della Capolicchio, terzo fallo anche per la player mugesana, che consentirà di andare alla lunetta la numero 11 Marcello. Nel frattempo c'è un cambio per le file sarde, esce la Fidossi, entra la Ljubenović. Primo tiro libero realizzato da parte della Marcello. E realizza pure il secondo. Più 3 Mugia, 38-35, 1 minuto e 10 alla fine del secondo quarto, con Alice Policastro che porta su palla per le sue per Castelletto. Castelletto tenta il tiro, lo sbaglia completamente. L'ultima a toccare è Zizola, quindi è palla per le sarde. Ljubenović per Cavalieri. Ljubenović per Marcello. Martellini. Ljubenović. Marcello. Tiro da tre punti che non va da parte della Martellini. E c'è il fallo della Martellini stessa, quindi si prenderà con una rimessa dal fondo per le Rivierasche. Capolicchio per Policastro, Zizola, Castelletto. Castelletto prova il tiro e sbaglia. A rimbalzo le sarde, che avranno pochissimi secondi per l'area del tiro, e sbagliano. A rimbalzo Mucia con Rosin. Policastro. E si conclude quindi il secondo quarto con Mugia avanti di 3, 38 a 35. Noi ci risentiamo per il terzo quarto fra qualche minuto, e nel frattempo spazio alla pubblicità. È storico, è storico.